Dai, quante lunghe cazzo di merda? Queste qua sono le misure approssimative in scala 1 a 10 del cazzo di Dai, tira. You can't take it back, no. I've got so much left to say, but I'll take my words and walk away. Siamo arrivati al Teatro Nazionale, quello vero. Non fare il raffresco. Da qua fa cagare. 12 seconds later. Porca. A few moments later. No, raga. 3 days later. Cioè adesso si va all'Idol per andare al Lidl pure. Ne facciamo fuori uno al giorno e ne facciamo fuori più di uno al giorno. Prendiamo 5 litri di latte. Ciao amici di Vale Vlogs. Salve amici, oggi sono andato da Starbucks per iniziare la mia giornata. Ho preso un cazzo gigantesco, raga. Era grande così, fritto in cui sembrava quello di. Ho preso sto frappuccino che sapeva di granchio. Quindi non fidatevi mai delle bevande verdi. Oggi il piano è quello di andare all'altra parte del fiume e visitare un po' il castello, un po' di palazzi, un po' di conventi. E nulla, però allo stesso tempo vogliamo prendere un po' di c***o. Salve. Stasera mi sono fatto una bella zuccola slava. Marcheta. Dai, a lui! Bello! Giusto. È arrivato il momento di andare a sentire un altro fantastico persone. No! Vabbè, Luca ci ha chiuso la porta in faccia. Direi che siamo pronti per partire. Giorno 3. Ehi sulle labbra, ok! Oggi Nico si è svegliato ritardato. Tu che l'hai visto stamattina? Ha versato il latte, no? Così. Ha ciotola dei cani, no? Tanto il latte ha fatto un modo circolare uniforme per XXXTentacione è morto, forse. Non sa ancora. Perché sono varie storielle dietro. Oggi sempre catene belle fresche. Coca-Cola, comunismo, capitalismo. Spiega un po' come funzionano i semafori in questa città. Di merda, a caso. Per le macchine sono sempre verdi, come notate. Così è rosso. Non finisce qui. Vediamo se riusciamo a registrare il verde. 2000 years later. Poi ecco, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boh, finito. Porco. Ma arrivi a metà striscia. Cioè, è impressionante. È impressionante. È inaccettabile. Te l'ho preso per un altro e stavo registrando. 37.1 di febbre. I got a bad feeling about this. Chiudi. Aggiornamento veloce. Panino. Buono. 10. Questa parte alta mi sta già garbando. C'è un tizio con una mazza in mano. Ma non sta giocando a cricket. Adesso siamo in piazza. Ed ecco di nuovo il castello. Salve amici della briscola clandestina. Vale, lo sai che non ti stai riprendendo, vero? Oggi andiamo. Che cazzo sto facendo? Cosa stai facendo? Vale, o registri o vai con l'avviatore. Ciao. Ma fottutamente caldo, io siete, porco di. Stiamo camminando come dei fakir. Bravo, mi stai mettendo qua a sinistra. Abbiamo fatto un chilometro a piedi per prenderci quello che stavo sbagliando. Questo è viaggiare con voi. Ehi. Non so fare neanche il mio lavoro. Hai spinta. Adesso aspetta, cosa faccio? Ho sonno, non ce la faccio più. Ah, basta. Sto qua. Fra così. Alzati, Vale. Ma Nico dove è andato? Dove è andato, buco? Ciao, in vano. Il sistema sono un po' morto, dico. Qui abbiamo degli uomini d'affari. Io sono l'affare, invece. Io penso che mi stai lamentando. Perché ce l'hai mai avuta? Allora. Come si zoom? Mi fa così sullo schermo. Così? Ma non ci credo. No, infatti non funziona. A caldo, cosa si esprime questa torre, questo convento? Questa torre possiamo notare che, visto lo stile. Uno stile di vita così bizantino. Soprattutto. Dai, ci stavo arrivando! Per favore, la recinta. Ma perché gliel'hai data in faccia?
Ciao. Allora, aggiornamento veloce veloce. Stiamo tornando a casa. Abbiamo visto tutto, abbiamo visto quello, siamo andati un attimo da Starbucks. Un attimo. Due anni e mezzo da Starbucks. Siamo un attimo divisi. Perché loro hanno pensato di andare bene con Uber, mentre noi andiamo in metro. Siamo arrivati in metro, stiamo scendendo e vediamo se arriviamo prima noi degli altri o no. Dalla verde prendiamo. E finiamo a Cernusco. Esatto. Siamo appena usciti dalla metro. Siamo ancora vivi. Ci stiamo affidando alla mia memoria per tornare a casa. In realtà adesso non mi ricordo se andare dritto o girare. Siamo arrivati! Siamo arrivati prima di loro e non lo vogliono ammettere. C'è la tizia che era le macchinette fa. Io non mi dimestico nell'attuare questa operazione di pagamento. Porco di... Aiuccio! Ciao! Quella era la vista del nostro appartamento. Ah, raga, vabbè. Uscire stasera? Ho un posto bello da andare a stare. Emilia? No, non so. Buongiorno! Caldo. Abbiamo finito il programma della giornata. Tutte le ristrutturazioni, purtroppo. Esatto, non vi abbiamo fatto vedere nulla perché tanto comunque... Uno, la GoPro era scarica. E due, come potete vedere, è tutto in ristrutturazione. Dunque, questa era l'ultima attrazione della giornata. Bella in ristrutturazione anche questa. Su quattro attrazioni, tre erano in ristrutturazione. Adesso faremo un tourino, ultimo tour della città, perché questo è l'ultimo giorno. E niente, ci vediamo dopo. Ben ritrovati nella quarta puntata di Super Funk. Oggi andremo a visitare un importante luogo per la cultura italiana, il famoso metronomo. Il metronomo è stato costruito all'incirca due minuti fa. Soprattutto è un'attrazione fortemente voluta dalla Napolitana proprio per invogliare turisti e non allo studio in tutta la sua bellezza del pianoforte. Della questa scalinata possiamo notare due pali, uno a sinistra e uno a destra. La volontà di metterli in maniera sfalsata sta a intendere per tutta la popolazione la necessità di raggiungere un luogo più elevato. Poi adesso siamo arrivati qui. Sì, sì. Sto registrando. Come hai fatto mettere il commetrono? If you had one opportunity, moment. C'è un cane che mi è entrato nei pantaloni. Porco di... Ma è Tetris. Buono cazzo troppo se non sono in nota. Tomorrowland. Qua ce ne va a sfasciare. Sì. Stiamo andando a fare un giro della città di sera. E tu? Ancora un attimo, vicino al 50. È perché abbiamo una sera. Di conseguenza abbiamo deciso di sfasciarci in giro. Un po' a fare ballare il giro. Un po' di miei compagni di classe. Ma è buono, eh? Siamo al capitalismo. Perché hanno. Luca ha appena preso qualche botta in faccia e sostato. Dovresti vedere l'altro. Siamo arrivati in cima alla City. Guardate i miei Nike. Eravamo in piazza, ci siamo messi a ballare e due ragazze si sono messe a ballare con noi. Volevamo dirle: abbiamo un appartamento libero stanotte. Ora il nostro obiettivo era quello di provarci. Bene ragazzi, siamo giunti anche alla fine di questa serie, purtroppo. Spero che in questo periodo complicato questi video siano riusciti a strapparvi un sorriso. E noi ci becchiamo al prossimo episodio. You can't take it back, no. I've got so much left to say, but I'll take the words and walk away. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.